Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti al centro di formazione Suning, decima giornata del campionato Primavera 1 Inter Pescara. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Comincia adesso la partita. Carboni. Torna sul destro, Carboni prova il cross sul secondo palo. La sblocca subito l'Inter, ma è tutto fermo. Il colpo di testa di Abuser è arrivato in posizione irregolare. Zanotti, il cross di Zanotti a cercare Abuso, la colpisce bene ma non inquadra lo specchio. Zanotti entra in area, Zanotti, eccolo il cross sul secondo palo, Peschetola, Lucatelli in due tempi. Peschetola all'altezza del primo palo, Abuso da due passi, se la ritrova quasi addosso e non riesce a girarla in porta. Carboni, il cross di Carboni, deviato, Abuso scavalcato, Curatolo sul secondo palo, controlla Curatolo in diagonale, Lucatelli. Cross deviato di Carboni, dopo un po' di confusione diventa buono per Curatolo che controlla e calcia di prima. Si butta in mezzo Blanuta, il cross di Salvatore va a cercare proprio Blanuta. Girata deviata da Oti, calcio d'angolo per il Pescara, ha tagliato bene qui Blanuta. Delle Monache, pallone profondo a cercare il colpo di testa di Sacco. Blanuta da due passi e la tiene Rovida. La finta di Cagliò, parte Delle Monache direttamente in porta. Rovida deve mettere in calcio d'angolo. Fabian, tocco al limite, Sangalli, cross in mezzo a cercare Curatolo che se lo divora. Curatolo di prima per Peschetola. Abuso converge, Abuso va col destro. Alto non di molto. Fabian, arriva Zanotti, prova a sfruttare il movimento. Eccolo sulla corsa Zanotti che deve fermarsi. Zanotti al limite, Fabian calcio in porta a giro. Lucatelli la alza in corner. Bravo Zanotti a ridarla al limite a Fabian che ha calciato in maniera molto pulita. Lucatelli interviene puntualmente. Peschetola la tiene dentro, sfida con Lazzilli. Converge Peschetola, se la porta sul sinistro. Peschetola a largo da Fabian, in area Fabian, in diagonale Lucatelli. Ancora a dire di no. Palla al limite, il tocco con il piazzato. Eccolo il gol, crolla finalmente il muro del Pescara. Nell'angolino la mette Fabian, 1-0 al 70esimo. Gol importantissimo. Matias. Iliev, controllo col petto, prova la grande giocata. Andersen, ancora Iliev in area, Iliev, raddoppio Inter, i cambi fanno la differenza, prima Fabian, poi Iliev, 2-0. E non c'è più tempo, finisce 2-0 per l'Inter che torna alla vittoria in campionato grazie alle reti di Fabian e Iliev.